Ciao a tutti, oggi un video un po' diverso. Andrò a recensire questo prodotto, questo robot. Ringrazio l'azienda Gecotech per la collaborazione. Adesso andrò a fare una magia, andrò ad spacchettare velocemente questo prodotto e voi già schioccando le dita vedrete tutto sul piano del tavolo. 1, 2, 3 e voilà, la magia è stata fatta. Ringrazio nuovamente l'azienda Gecotech per avermi inviato il Mambo 10070. Oggi andrò a recensire questo prodotto. È un robot da cucina multifunzione con app, avete sentito bene, con app, l'esclusivo cucchiaio Mambo Mix che vi mostro, questo qua, andiamo a vedere passo per passo cosa troviamo nello scatolo. Allora, come prima cosa, appena lo apriamo, troviamo il libretto delle istruzioni, dove c'è anche la lingua italiana. Troviamo il libretto per andare a scaricare l'app, e scaricare l'app è facilissima, vi basta andare su Play Store, scaricare appunto l'app, inserire la vostra email con la password e l'app è pronta. Inoltre troviamo il ricettario con più di 200 ricette. L'unica pecca, secondo me, è che sono scritte tutte in spagnolo. Perché? Perché l'azienda è un'azienda spagnola. Però nell'app trovate, oltre a queste ricette, altre tantissime ricette che vengono aggiornate giorno per giorno. Poi troviamo il cestello, che è abbastanza grande, come potete notare, dove possiamo andare a fare anche la cottura a vapore. Quindi, e ovviamente troviamo anche il coperchio, molto molto bello e molto grande, molto utile. Una cosa che devo aggiungere è che questo robot, per quanto mi riguarda, quindi è una mia opinione personale, non ha nulla da togliere al grande robot che conosciamo tutti, che però non faccio nome, anche perché comunque ce l'ho, quindi posso fare il paragone. Non ha niente da togliere, veramente. Troviamo anche il cestello per le centrifughe, poi abbiamo la farfalla per montare panna, e gelati, frullati, la spatolina in silicone. La cosa bella è che ha la parte della spatola morbida, vedete, quindi non è quel silicone duro, ma è una spatola, una Marisa morbida. E poi andiamo al bello di questo robot, ovvero la macchina. Bene, allora, questo è il corpo macchina, 1700 watt, 700 watt il motore e 1000 per la cottura. Vi mostro come si apre, ha tre chiusure, quindi dobbiamo tirare questa levetta, poi qui c'è una freccia, dovete tirare verso di voi e andare a girare una levetta che si trova proprio qui dietro.
giriamo il coperchio e lo andiamo a togliere in questo modo, vedete? Facile facile. Contiene anche il dosatore, che funge sia da tappo e anche per far uscire il vapore. Togliamo la caraffa in acciaio inox, le lame, il cestello è da 3,3 litri. Potete lavarlo anche in lavastoviglia, vi basta mettere solamente questo aggeggino. Vediamo se mi fa l'autofocus la camera. Ok, vi basta mettere questo aggeggino e potete lavarla comodamente anche in lavastoviglie. Questo robot, come ho detto prima, non ha niente da invidiare al robot che conosciamo tutti, anche perché so benissimo che quello non tutti se lo possono permettere, mentre questo qua costa la metà della metà della metà della metà, quindi è più accessibile a tutti. Detto ciò, troveremo nel corpo macchina il display a LED. Questo robot ha 30 funzioni: taglia a pezzi, sminuzza, centrifuga, trita, soffrigge, polverizza, grattugia, riscalda, frulla. Ha anche la funzione per lo yogurt, monta, emulsiona, mescola, e la cucina a vapore, come ho già detto. Fa la cottura a bagnomaria. Troverete anche una bilancia incorporata, quindi evitate anche di andare a prendere le bilance, andare a sporcare delle ciotole. Fate tutto qui dentro, quindi molto molto comodo per chi come me sporca tantissime ciotole. Dispone di 10 velocità e timer regolabile da 1 a 12 ore e la temperatura parte da 37 gradi fino ad arrivare a 120 gradi. Dopo aver recensito questo prodotto, ovviamente adesso lo andrò a provare personalmente, faremo una bellissima ricetta. La ricetta che andrò a preparare oggi sono i crumiri all'arancia. Adesso vado a preparare tutti gli ingredienti e iniziamo subito con la videoricetta. Allora, intanto, prima di iniziare con la ricetta, voglio mostrarvi appunto il display touchscreen. Quindi qui troveremo le ore, i minuti e i secondi. Basta cliccare con il dito dove c'è questo orologio. Se clicchiamo una volta va nei minuti, una seconda volta va nei secondi, se lo clicchiamo di nuovo va nelle ore, in base a quello che dovete cucinare. Queste tre lineette che trovate e la velocità, vi basta cliccare qui e con la manopola girare. Queste arriva fino a 10, fino alla velocità 10, vedete? Poi abbiamo la temperatura, vi basta sempre cliccare sulla temperatura e con la manopola andare a girare. Questa invece è la potenza di calore, cliccando qui girate sempre con la manopola. Poi abbiamo la bilancia, come vi avevo detto, quindi mettete, vedete, già premendo io sul coperchio qui inizia a pesare, ed è questo che vedete lampeggiare, è il wifi. Potete collegare la vostra rete di casa con la macchina, con il robot, così da poter gestire anche tutto tramite telefono. Siccome per adesso io non ho internet, quindi non posso collegarla. Gli ingredienti che occorreranno per fare crumiri all'arancia:
sono 250 g di farina a 00, 150 g di burro, 2 tuorli d'uovo, 80 g di zucchero semolato, una bustina di vanillina e un'arancia. Mi raccomando, l'arancia deve essere biologica, non trattata. All'interno della caraffa inserisco la scorza d'arancia, lo zucchero, e la bustina di vanillina. Metto il coperchio . Chiudiamo bene, perché sennò non si chiude. Una volta fatto questo, chiudiamo e azioniamo. E mettiamo 20 secondi. Velocità 10. Quando finisce, spunta la scritta end, andiamo a vedere l'interno. Quindi togliamo le figure. Guardate all'interno come si presenta, vedete? Affrullato per bene. Arrivati a questo punto, aggiungiamo la farina . Rimettiamo il coperchio . 20 secondi . Velocità 10 . Adesso vado ad aprire, quindi vedete che è facilissimo . Aggiungo i tuorli . Metto anche tutto il burro, così intero, non c'è bisogno di andarlo a tagliare. Rimettiamo il coperchio. 30 secondi. Velocità 5. Bene, abbiamo terminato. Togliamo il coperchio. La macchina la possiamo spegnere. Dietro troviamo il bottoncino. E l'impasto è pronto, vedete? Abbiamo impiegato circa un minuto. Adesso lo trasferisco sul piano di lavoro, lo lavoro leggermente con le mani e lo inserisco all'interno di una sac à poche. Vedete? La caraffa è pulita. Adesso, leggermente con le mani, quando lo compattiamo,
anche se non è necessario, però non ci posso fare niente. A me piace toccare questo impasto e adesso lo trasferisco all'interno di una sacca a poche. Ho messo l'impasto all'interno della sacca a poche Beccuccia Stella numero 14 e adesso vado a formare i biscotti. Potete dare la forma che volete. Dopo averli fatti tutti, andiamo ad infornare a forno già preriscaldato, ventilato, statico, 180 gradi per 15 minuti. Trascorsi i 15 minuti, li ho tirati fuori dal forno, adesso li lascio raffreddare e dopodiché li vado a mettere all'interno di un vassoio. I crumiri all'arancia sono pronti, il video termina qui. Se siete interessati all'acquisto di questo robot spettacolare, vi metto sotto nell'info box il link che vi porta direttamente al loro sito. Spero che questa prima recensione vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale e mi raccomando, condividete il video con tutti i vostri amici. Alla prossima, un bacione!